Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi è sabato e sembra che il tempo regga, almeno per ora. E niente, visto che oggi la mia ragazza lavora di pomeriggio, ho deciso di andarla a prendere. Infatti adesso la sto andando a prendere in moto e ce ne andiamo a mangiare fuori a pranzo. Ma vediamo se andrà a Anguillara, a Bracciano, comunque zona lago di Bracciano, diciamo. E niente, tanto adesso ci aspetta un po' di strada e ci vediamo tra poco. Tra l'altro, non so se avete notato, ma ho preso l'attacco per il telefono quad lock. Io ho un iPhone 13 Pro, quindi ho preso anche la mascherina e sotto c'è anche, diciamo, l'ammortizzatore, perché come tutti sapete il quad lock ha un problema con i stabilizzatori dei telefoni. Quindi se non mettete l'ammortizzatore sotto, diciamo, che quindi limita un po' le vibrazioni sul telefono, vi rompe lo stabilizzatore. Nel frattempo stanno arrivando dei nuvoloni che non mi piacciono. Comunque, poi un'altra cosa che ho fatto, se si nota, penso di sì, vedete il colore, ho cambiato l'olio sia al freno che alla frizione. E poi ho acquistato un microfono nuovo, perché questo qua fa cagare, visto che è superato i 100 km orari circa, inizia a fare dei rumori strani. Quindi l'ho già ordinato su Amazon, il Rode, che dovrebbe arrivarmi settimana prossima in teoria. E poi è in preparazione anche il video che vi avevo promesso dei prodotti che utilizzo per, diciamo, lavaggio e, diciamo, sì, dai, lavaggio, manutenzione della moto, via. Quindi anche per quanto riguarda la catena, pulizia freni, tutte queste cose. E la maggior parte, vi do un piccolo spoiler, sono prodotti MacOff. Qua c'è sto pezzo qua di strada che mi piace un sacco, perché è un sinistra-destra-sinistra-destra fighissimo. No, ve lo lascio questo, se questa tingue si toglie. Questo è in mezzo alla strada, si sa che cazzo deve fare. Qua lo lascio perché a me piace un botto, mi piace sta strada. E possiamo fermarci qua, tanto mo c'è il furgone, la macchina, Cristo, tutto. Siamo arrivati, ecco, ovviamente la mia ragazza in ritardo come sempre. Ci fermiamo all'ombra. Eccola. Anzi, ci ha messo pure poco oggi, va. Buona. Bella, eh? Se sta bene. Saluta i laghi del futuro. Non penso che mi sta arrivando il fine. No,
Te sto riprendendo in faccia. Dai che ce ne andiamo verso il lago del Bracciano, mo vediamo. Oddio. Accendi il coso? Sì. L'interfono? Ciao! Ciao! Dici che non fa freddino? Eh? Che non fa freddino? Ma se sta bene. Oddio che ha spinto. Penso di aver spinto qualcosa che non vedevo. Ma dove cazzo va questa? Guarda io! Ah! Non capivo, ma sì, ma ha sbagliato l'ingresso, doveva imboccare quella prima, no? Da imboccata lei ci imbocca la gente che viene da qua. No, ma ho visto che aveva messa la freccia di là, che faccio? Gli passo di là, mica sono stronzo. Grazie comunque signora. Amore, abbiamo fatto colazione, che ti sei presa? Cappuccino? Caffè? Caffè e biscotto al cookies. E io mi sono preso un succo alla pesca e una bomba con la crema. Questa leggeri leggeri. Gianluca? Siamo arrivati per una breve sosta a Trevignano. Sei contenta? Sì. E ti faccio fare questa fuga pre-lavoro? Poraccia, dopo di attaccare le 4, fa fino a chiusura, a che ora stacchi? Se tutto va bene a mezzanotte. Ecco. Se tutto va bene. A mezzanotte, non vorrei essere nei suoi panni. La vita da barista. E poi dopo andiamo a vedere, per andare a mangiare a Enjoy Bracciano, dove si mangia roba tipo che porta una carbonara dentro la padella, il tiramisù dentro la caffettiera. Roba di sto genere, mia. Roba iotta. Leggera, eh? E mo ci godiamo un pochino sto panorama qua, qua a Trevignano. Tanto il tempo dovrebbe... Ah sì, è nuvoloso ma regge, cioè in teoria non dovrebbe piovere, quindi stiamo abbastanza tranquilli, dai. Che relax. Sì, sì, nel cielo. Venticello fresco fresco. Piacevole, dai. Enjoy Bracciano. Ora noi vediamo se c'è sta posto per due. E ci mangiamo pure i camerieri. Pure il piatto ci mangiamo. Una bella padellata di carbonara. Pure il piatto. E voglio pure il tiramisù una caffettiera. La carbonara. Dai, entrava di veloce, è buona, servita calda, guanciale, tanta roba. In teoria ce dovrebbe fare. Noi vediamo se c'è posto. Se c'è posto stiamo a posto. Fammi vedere, non metti a piangere. Ti prego. No, tanto penso che adesso non c'è sta tanta gente. Se non ci siete mai venuti, ragazzi, almeno una volta veniteci per mangiare il Bracciano. Si trova proprio a fianco al castello di Bracciano. Lì c'hanno un po' di tutto. Io mi sa che mi piace comunque una carbonara. Vediamo un attimo. Ci portiamo un mezzo piatto della carne. Ilaria le prese con il menù. Madonna mia, io non mi perdo a bava. Io mi dico paccheru alla carbonara scientifica. Perché erano a te? Io lo volevo l'antipasto. Però poi volevo pure... Ma dov'è la carbonara? In fondo ad un piatto di terra. Sì, abbiamo l'antipasto di terra, quello misto in gioia. Quello che... così. E una bella carbonara in padella. Questo qua. Pacchero alla carbonara scientifica. Come sai?
Ma che non la carbonara scintilla? E così cominciamo a ragionare, poi vediamo, ma penso poi basta, ti passa il primo, stiamo a posto. E tirami su? Non ti c'entra il tiramisù, già ci siamo girati l'altra volta, quando ti passa il primo stavi bene come noi. Quindi o più l'antipasto o più il dolce. No, non sei positiva, tu sei già pieno. O l'antipasto o il dolce. Vabbè, per il dolce sei mai dopo. E adesso lo fermo. Questa non c'era. Sì, no. Sono tipo arrosticini. Tipo supplì aperti con la salsa di maionese e pepe. Cosa fai tufo? Che ci hanno portato? Allora, antipasto, yeah! Ho assaggiato gli arrosticini al gran sacco. Vuoi dire una cosa però? Guardate che roba, mamma mia! Una pasta dentro, madonna, epico, assurdo, arrosticino, tutti affettati, miele, formaggi, e si vola. È arrivata la carbonara, bis di carbonara per me e per l'aria. Yeah. Contenta? Porca miseria. E mossa, la mangiamo. Però te voglio... Questo è l'incrocio più strano che abbia mai visto. Guarda, qui c'è sta a dare precedenza. Ed è là c'è lo stop. E niente ragazzi, ho appena lasciato la mia ragazza a casa che tra un po' deve andare al lavoro. E io pure adesso vado a casa e vado a prepararmi per fare il video, il prossimo video che uscirà, che sarà quello sui prodotti che utilizzo, che sono per la maggior parte, diciamo per il 90% prodotti della MacOff. Ragazzi, per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, mettere un like a questo video e anche agli altri se vi va, per aiutarmi a crescere con il canale e per supportarmi. Vi auguro un buon weekend e ciao!